Direi che possiamo cominciare. Queste cose che... Cronicamente in ritardo. Ovviamente in ritardo. Comunque, vabbè, io intanto per quanto mi riguarda recupero tutto il tempo, ho preparato un bel discorso, lo sapete molto quanto. Voglio solo ricordare, intanto salutare quelli che sono appena arrivati. Molti erano qui già ieri, abbiamo avuto una bella giornata, una conferenza con il dottor Lamberti, che ha scatenato con grande entusiasmo, un'altra conferenza con il dottor Anselmi, anche lì Anselmo, un'altra di noi, ok, chiedo scusa. Quindi due belle conferenze interessantissime. Ricominciamo oggi con l'ultima giornata del primo premio internazionale di fotografia astronomica Città di Aieri, organizzato, voglio ricordare semplicemente questo, dall'Unione Astrofili Filippo Angelitti. Abbiamo dedicato, intitolato la nostra associazione a un astronomo che è nato da queste parti, che è nato proprio qui ad Aieri nel 1856 e morto a Palermo nel 1931, perché lì era direttore dell'osservatorio e professore universitario. È stato un astronomo, un matematico di grande fama e noi abbiamo voluto chiaramente rendere questo omaggio al nostro illustre concittadino. Mi fermo qui, avremo modo di risentirci perché la giornata sarà piuttosto lunga. Vi lascio nelle mani di Corrado Lamberti. Non sarà una conferenza per cui state tranquilli, non parlerò a lungo. Sarà soltanto per introdurre, credo, Paolo, che dirà qualcosa poi, ma anche per incominciare a parlare di questo premio e del significato che si voleva dare. Tanto per incominciare, chi è che era? Ah no, ieri era la televisione, no? Ci ha fatto un'intervista, ha chiesto, ma insomma come mai una rivista nazionale si interessa di un premio come questo? Perché era troppo bella l'idea di un paesino disperso, piccolo, 1500 abitanti, che si mette in testa di fare un premio di fotografia a livello nazionale. Era una sfida eccezionale e siccome la scienza vive di sfide, figuratevi se non la dovevo accettare. Troppo bella questa idea, no? Poi quando c'è l'entusiasmo, c'è la voglia di fare, bisogna senz'altro incoraggiare. Per cui sono stato felicissimo di appoggiare nei limiti delle mie forze, delle forze della rivista che dirigo, Le Stelle, questa iniziativa. E adesso a posteriori, dopo aver visto come si lavora qui, con quale entusiasmo, con quale forza e poi con quali risultati, ve lo dicevo prima al sindaco, vedere che so 200-250 persone che alle 11 del mattino del sabato non trovano di meglio da fare che ascoltare una rivista di astronomia è abbastanza notevole. Questa cosa non è che la si trova in tutte le parti d'Italia, quindi voglio dire i risultati ci sono. Massacrati al sabato mattina, sono venuti forse ancora più numerosi al sabato pomeriggio a sentirsi un'altra conferenza, ci si trova bene qui insomma. Poi quello che mi piaceva era che nelle mail, nelle telefonate che ci siamo scambiati con Paolo, il discorso non era tanto e solo quello di fare un concorso fotografico, diciamocela tutta, di dire chi è il primo, chi è il secondo, chi è il terzo, non ce ne frega per niente. Le fotografie, se le avete viste, sono tutte belle, è difficile stilare una classifica e noi siamo stati in difficoltà. Per toglierci dalle ambasce abbiamo cercato di fare un concorso anonimo, cioè non volevamo nemmeno conoscere chi fossero gli autori perché poi magari escono le polemiche, avete voluto favorire questo e quest'altro. E siamo rimasti comunque in difficoltà perché quando si è trattato con la giuria di dare i voti, di decidere quale poteva prendere il primo premio o il secondo premio, i giurati si sono trovati divisi, abbiamo avuto difficoltà a selezionare diciamo 10-12 opere, ragioniamo solo su queste perché sennò non ne veniamo più fuori. Io non so se avete già visto la mostra, una sessantina di foto, è difficile dire questa qui no, proprio la scarto, la metto via e non ne parlo più, sono tutte di notevolissima qualità. Allora il problema non è quello di stabilire la classifica, anzi già Paolo mi diceva magari per l'anno 21 studieremo qualcosa di diverso,
Perché è anche un messaggio sbagliato forse quello che si dà. Questa è la prima, ma come si fa a stabilire qual è il valore di una foto ottenuta con tutto quell'acume tecnico, quell'entusiasmo, quella bravura, quella perizia che tutti gli astrofili mettono in ciascuna delle loro foto? Impossibile. Magari l'anno in futuro si può studiare anche qualcosa di diverso. Ma dicevo, la cosa bella, al di là della classifica della graduatoria, era il discorso di raccogliere in un posto, e questo è un gran bel posto. A proposito, sono finalmente riuscito a vedere il vostro osservatorio sulla torre, se qualcuno non ci è andato, che so, gli astrofili che vengono da ieri è la prima volta, andate ad osservarlo, credo che sia il più bello osservatorio amatoriale d'Italia. C'è una torre del XIV secolo con dentro queste strutture ben ristrutturate all'interno, merita sicuramente la vostra visita, non perdete l'occasione di farlo oggi. E dicevo, raccogliere in un posto gli astrofili per discutere delle loro attività, per discutere di quello che fanno, per confrontarsi, per scambiare esperienze. Non è in fin dei conti che ci sono moltissime occasioni in Italia per fare questo. E allora un in più va benissimo. Soprattutto in una fase come questa, in cui gli astrofili avrebbero molto, ma molto da fare. Cioè, probabilmente i progressi tecnologici si susseguono a un ritmo tale che non riusciamo a tener conto di quanti passi in avanti facciamo. Allora, l'unico modo per rendersi conto di quale strumentazione è nelle mani degli amatori di astronomia oggi rispetto al passato è proprio di riandare con la memoria al passato, a vedere soltanto 20 anni fa cosa si poteva fare prima che venissero introdotte la fotografia digitale, le camere CCD, le webcam, tutta questa strumentazione. Una volta, 20 anni fa, estremamente costosa e quindi raggiungibile soltanto da un pubblico molto limitato, ma adesso anche abbastanza buon mercato. E quindi, quanto costa una webcam? 50 euro. Si fanno delle foto straordinarie ai pianeti che soltanto 20 anni fa potevano fare dei telescopi professionali con 50 euro. Allora, l'astrofilo oggi, ho parlato della strumentazione per prendere immagini, ma mettiamoci dentro anche internet, la possibilità di essere in contatto con astrofili di tutto il mondo, di seguire da vicino la ricerca astronomica dei professionisti, di partecipare in qualche modo. Ci sono stati dei progressi poderosi in questi 20 anni, poderosi, di cui non ci rendiamo forse nemmeno conto. Ecco, quello che ci sembrava di dover dire appunto con Paolo e di confrontarci un po' con tutti è che probabilmente il mondo dell'astrofilia non è riuscito a produrre dei progressi altrettanto poderosi sul piano dei risultati. Getti il sasso nello stagno, così cominciamo a discutere. Voleva essere un punto d'incontro per discutere di un po' di problemi, cominciamo a farlo. Cioè, io ho l'impressione che se questo è stato il passo sul piano delle potenzialità, non altrettanto lungo è stato il passo compiuto dagli astrofili sul piano dei risultati. Si potrebbe fare molto di più, molto meno, nonostante quei risultati fantastici che vedete là in quelle fotografie. Ma per esempio sul piano della ricerca forse si potrebbe fare di più. Allora incominciare a discutere perché non lo si fa. Non lo so. Forse che l'entusiasmo non è più quello dei vecchi tempi. Forse siamo troppo innamorati dei nostri strumenti per prendere immagini e quindi, affascinati dalla bellezza delle immagini che prendiamo, ci accontentiamo di questo senza pensare che si potrebbe fare anche scienza, e scienza vera con strumenti amatoriali. Certo che fare scienza vera richiede sacrifici mica da ridere. Ecco, allora ci siamo un po' imborghesiti, è una domanda da porsi. Io mi ricordo quando era difficile fare gli astrofili, era difficile ottenere risultati, ma c'era gente che passava le notti intere e la mattina dopo andava a lavorare,
passava le notti intere per seguire una stella variabile, una curva di luce. Ecco, quanti sono oggi gli astrofili che hanno a disposizione strumentazione con la quale costruire una curva di luce in modo molto, ma molto più semplice che non 20 o 30 anni fa? Ma quanti sono quegli astronomi che spendono una notte per seguire l'andamento di una variabile? Io ho l'impressione che il numero non sia adeguato e che le possibilità, ripeto, le potenzialità strumentali non vengano sfruttate fino in fondo. Ecco, allora Aielli, il concorso fotografico, è un pretesto, però può diventare il momento in cui discutere di queste cose. Adesso, avevo detto che parlavo poco, sto parlando già troppo. Allora, ci colleghiamo. Giusto per dare sostanza alle cose che dicevo. Riuscite a vedere le immagini? Vedete quella bella immagine lunare? Ecco, questa era una bella immagine lunare nel 1991. Sono andato a prendermi i vecchi numeri della rivista e ho scelto un po' di immagini che venivano pubblicate a piena pagina per dire questi sono dei capolavori. Era quello che si riusciva a ottenere allora. 1991 è vero che è del secolo scorso, però sono una quindicina d'anni grosso modo, no? E questa è un'immagine che si prende tranquillamente oggi. Adesso provate a guardare la differenza, non so se riuscite ad apprezzarla da lontano. Lo vedete il livello di dettaglio? O quest'altra? O quest'altra ancora? Non so se da lontano, io pensavo... insomma, qualcosa si vede. O quest'altra? Ragazzi, sembra di esserci sopra, di volarci sopra con un'astronave ai tempi dell'Apollo. Ecco, queste sono immagini fatte con quegli strumentini da 50 euro che vi dicevo. La stiamo sorvolando la Luna. Questo non riuscite a vederlo, vero? Questo era un capolavoro per quei tempi. Era Giove. Guardate che non si riusciva a ottenere molto di più di così. La si pubblicava questa foto perché era da portare ad esempio agli altri astrofili. Mettetecela tutta e se avete un telescopio di 20 cm forse anche voi riuscirete a ottenere questa immagine, una macchia confusa. Con un telescopio di 40 cm era più luminoso, si otteneva quest'altra immagine. Questi erano capolavori di una quindicina d'anni fa e questo è ciò che si ottiene adesso, sempre con quegli strumentini da 50 euro. Telescopio di 25 centimetri e non è professionale. Ecco, questa è un'immagine, me l'ha mandata proprio 3 giorni fa. Come vedete, una composizione di immagini che mostra tutta la struttura atmosferica di Giove, con tutti i dettagli, con tutte le UOS, le macchie bianche, le macchie rosse. Fred Espenach è uno dei massimi esperti e osservatori di eclisse solari. Nel 1994 scattava questa fotografia, che era veramente straordinaria. Si vedeva la corona con un certo dettaglio, eravamo in una fase di minimo solare per cui non c'erano molti pennacchi, ma questa era una splendida fotografia di eclisse fatta da uno dei maggiori esperti del mondo. Poi è intervenuta l'elettronica. Allora, con l'elettronica, se andate a prendere le vecchie fotografie di eclissi, perché voi sapete le eclissi non è che proprio ogni settimana ce n'è una, allora se andate a recuperare, in questo caso, l'eclisse messicana del 1991, varie fotografie che vennero fatte in quell'occasione, vennero passate sotto lo scanner, combinate, elaborate, per vedere qual era l'informazione racchiusa
in quelle fotografie, che naturalmente erano fotografie analogiche allora, erano fotografie su pellicola, non su macchine digitali come oggi. Allora, la digitalizzazione attraverso lo scanner e poi l'elaborazione, la sovrapposizione, ed ecco che salta fuori tutta un'informazione che nelle vecchie fotografie non appariva. Vedete per esempio qui la struttura dei pennacchi, vedete delle protuberanze molto belle. Ecco, questa elaborazione è stata fatta da Albers, da Steve Albers, recentemente, 2 o 3 anni fa. Ripeto, non è stata presa con una macchina digitale. Questa è un insieme di elaborazioni fatte su vecchie immagini analogiche. Con le digitali invece si fanno queste cose. L'immagine è straordinaria, è stata ripresa in occasione dell'eclisse dell'anno scorso. Non so se riuscite a vedere, ma qui, oltre a questa struttura, probabilmente persi troppo elaborata, della corona, ecco, non è realistica, non è che quando osservate un'eclisse di sole vedete questi particolari, però un'elaborazione molto spinta è riuscita a tirar fuori tutta la struttura della corona solare, quindi delle linee magnetiche, eccetera. Ma la cosa bella è che se guardate con attenzione qui, voi vedete la faccia in ombra della Luna, e guardate che non sono due fotografie, due immagini prese in tempi diversi e poi sovrapposte. Durante l'eclisse, con il tempo di posa giusto, si riesce, con le macchine digitali, per il livello di sensibilità che hanno, si riesce a riprendere la corona dietro e sulla faccia anteriore della Luna, quella che è in ombra, quella che è parata contro il Sole, si riesce a riprendere alcuni dei particolari della superficie grazie alla luce che viene riflessa dalla Terra sulla Luna stessa. Questa è una cometa, 1991, era la Schumacher-Levy, una delle Schumacher-Levy. Attenzione, magnitudine 11,5, quindi non certo una cometa da vedere oggi, nudo. Bisognava cavarsi gli occhi per vederla 15 anni fa, e cavarsi gli occhi anche all'interno di un telescopio. Quanto poi a fotografarla, probabilmente avete difficoltà a riconoscerla, ve lo devo dire io, ma che è questa? È un puntino leggermente allargato, magnitudine 11,5, ricordatelo. Questa è una fotografia di una cometa, anche qui ve lo devo indicare io qual è un puntino, però tenete presente che questa è una cometa di magnitudine 15, quindi diciamo 60-70 volte più debole di quella in precedenza, e se andate a ingrandire la zona di questa cometa vedete chiaramente anche la coda. Quest'altra è una cometa di magnitudine 8, è vero, è più luminosa. Però guardate i dettagli che riuscite a prendere della coda oggi e l'estensione della coda, fino a che livelli di luminosità riuscite a... Qui qualcosa vedete, vero? Un po' la luce, gioca brutti scherzi. Non so se riuscite a vedere tutte queste strutture all'interno che fuoriescono dalla chioma. Vabbè. Sempre per dire, con la fotografia digitale del giorno d'oggi, quali sono i livelli di dettaglio che riuscite a vedere. Qui c'è un puntino spinoso, avete difficoltà a riconoscerlo, ma qui ci sono gli ingrandimenti e lo vedete molto bene. Questo è un pianetino della fascia di Kuiper, cioè è un asteroide, si chiama Quaoa, è di magnitudine 19. 20 anni fa, magnitudine 19, soltanto i grossi telescopi professionali potevano raggiungerla. Quando si faceva un po' di astrometria con grandi difficoltà, una 20 anni fa non si riusciva praticamente a fare... Cosa è successo? È l'antivirus. Dicevo, non si riusciva a fare astrometria sul serio. E quando hanno incominciato a entrare in campo le camere CCD, ma sì, magari 20 anni fa c'erano proprio le primissime, no, se non sbaglio.
le primissime. Allora hanno incominciato anche gli astrofili a poter fare astrometria, cioè a seguire gli asteroidi, però gli asteroidi che riuscivano a seguire erano quelli della fascia principale, cioè quelli che stanno collocati tra le orbite di Marte e di Giove. Oggi riusciamo a vedere gli asteroidi, almeno i maggiori, che stanno non nella fascia principale, ma al di là di Giove, al di là di Saturno, al di là di Nettuno, molto più in là di Plutone a seguire. Siamo a livello di magnitudine 19. Ieri abbiamo parlato di ricerca di pianeti extrasolari e di pianeti in transito, e vi dicevo, quando il pianeta transita davanti al disco della stella si ha un calo di luce della stella. Ecco, un tipico esempio di una curva di luce di una stella quando il pianeta le passa davanti. Vedete che la luce diminuisce e poi, finito il transito, ritorna al valore precedente. Questa è una stella 209458b ed è una curva professionale fatta da astronomi professionisti. Questa sotto la vedete che è molto più lita, molto più pulita, molto più definita, molto più precisa nelle misure. Queste barrette stanno a indicare il livello d'errore delle misure. È stata fatta dallo spazio, dal telescopio spaziale Hubble. Vedete, è la stessa curva di luce, però con un livello di dettaglio ben maggiore. Beh, queste cose le possono fare da terra anche gli astrofili. Questa è una curva di luce di un astrofilo italiano, Domenico Licheri. Se l'è fatto col suo telescopietto di 20 cm con una camera CCD. Ha seguito la stessa stella per verificare se con la sua strumentazione era in grado di fare quelle misure e ha riprodotto pari pari la curva di luce. Certo, il livello d'errore è leggermente maggiore, però ce l'ha fatta. Ecco, una ricerca del tipo, la ricerca di pianeti extrasolari, è alla portata dell'astrofilo oggi. Su questo avremo magari modo di ritornare. Io sono già stato scottato su questa roba, forse qualcuno ricorderà che come rivista ci siamo dati da fare, ci abbiamo dato un anno e mezzo per riuscire a convincere gli astronomi professionisti di Asiago di coinvolgere nella ricerca di pianeti extrasolari anche gli astrofili, dicendo: guardate, tenete presente che la strumentazione ormai è alla portata per fare ricerche di questo tipo, e tenete presente che abbiamo un esercito di astrofili che, se vogliono partecipare a questa ricerca, lo possono fare. Se voi spiegate loro cosa devono fare, quali sono le stelle da seguire, possono collaborare. Siamo riusciti anche a combinare un bel incontro, è stato molto importante ad Asiago. Devo dire che non ha avuto il seguito che io mi figuravo e che speravo. Poi la cosa è stata consegnata in altre mani, perché naturalmente io singolarmente come rivista non potevo continuare negli anni a curare i rapporti tra astronomi e astrofili. È stata consegnata in altre mani, attualmente mi sembra che sia abbastanza fermo. Ma maledizione, quanti lavori e quanti lavori seri potrebbero fare gli astrofili in questo campo? Certo, occorre dedizione, occorre sacrificio, però la strumentazione c'è, le scoperte si possono fare, sono scoperte importanti. Guardate che già astrofili hanno scoperto pianeti in transito per conto loro. Qui è una curva di luce che un astrofilo ha provato a fare su una stella della quale sapeva già che c'era un pianeta in transito. Ma si possono prendere delle stelle nuove, andare avanti per tentativi e verificare che ci sono degli astrofili che hanno scoperto pianeti nuovi. Beh, questo è un lavoro che si potrebbe portare avanti. Adesso invece dico due parole anche per l'altra gente, perché è giusto tirare le orecchie agli astrofili, ma tiriamole anche alla gente comune che astrofila non è. Allora, se non avete il telescopio, potete comunque, con gli strumenti che abbiamo oggi, potete comunque fare scienza e scienza vera, grazie a internet. Guardate, questo è il caso della sonda SOHO. La sonda SOHO è una collaborazione europea-americana, è una navicella che tiene puntato costantemente il Sole, 24 ore al giorno. Lo studia con degli strani dispositivi, adesso non voglio perdere troppo tempo,
ma questo cerchio nero che voi vedete è una mascherina che è stata posta di fronte al sole perché sennò abbaglierebbe gli strumenti. In questo modo diciamo, si copre il disco del sole che in realtà occupa questo spazio soltanto, si copre anche la parte bassa della corona e si riesce a osservare la parte più esterna della corona. Questi sono studi che si fanno di fisica solare. Questo puntino molto luminoso che vedete è Venere che in quel momento stava vicino al sole. Ma in immagini di questo tipo è possibile ogni tanto trovare nei dintorni del Sole degli strani puntini, che puntini non sono, che sono un po' elongati e che si è scoperto sono comete. Sono comete che fanno parte di una famiglia cometaria costituita da migliaia e migliaia di oggetti. È una grossa cometa che è andata distrutta a seguito di un passaggio ravvicinato al Sole. È stata smembrata dal Sole e adesso ci sono migliaia di frammenti che girano lì intorno. Naturalmente sono difficili da osservare, prima perché sono piccolissimi e poi perché sono vicinissimi al Sole, quindi si tratterebbe di fare osservazioni di giorno con tutta la luce solare che non ci consente di scoprirli. Ma con questo trucchetto della maschera della SOHO e con delle immagini fatte con telescopi dallo spazio è possibile, aguzzando la vista, riuscire a riconoscere questi puntini. Ora, il bello è che le immagini che la sonda prende, come le prende, vengono messe in rete. Per cui, in qualunque momento, se voi volete sapere come sta il Sole, potete andare sul sito della SOHO e vedere l'ultima immagine presa mezz'ora prima, un'ora prima. E beh, ci sono degli astronomi che si sono specializzati in questo lavoro. Vanno a vedere le immagini, vanno a vedere se ci sono immagini elongate, poi aspettano magari l'immagine presa un'ora dopo, due ore dopo, quello che è, e si accorgono se quell'immagine allungata hanno seguito una particolare orbita, oppure se sono sparite, oppure se sono rimaste nello stesso punto. Chiaro che se sono rimaste nello stesso punto si tratterà non so bene che cosa, magari una stella lontana. Se sono sparite poteva essere stato un raggio cosmico, ma se seguono una traiettoria ben precisa, compatibile con un'orbita cometaria, è facile che sia una cometa. Ebbene, gli astrofili hanno scoperto finora più di 1000 di questi frammenti cometari. Beh, insomma, sono studi importanti, per esempio per studiare la dinamica di questa cometa, quando è che è stata distrutta, cosa succede alle comete che passano nei pressi del Sole. E questo è un lavoro che si può fare senza avere nemmeno un telescopio, basta avere un computer e una connessione a internet e collegarsi al sito della SOHO. Per poi chi vuole divertirsi a cercare addirittura particelle di polveri che vengono dalle profondità degli spazi interstellari, c'è quest'altro programma, Stardust Tom. Allora, c'è una sonda che si è mossa nello spazio interplanetario. Aveva un dispositivo che esponeva nello spazio mentre si muoveva e se trovava sul suo cammino delle particelle, queste particelle venivano imprigionate in questo dispositivo. È una strana sostanza, si chiama aerogel, è una specie di polistirolo espanso, diciamo così, ma molto 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 meno denso del polistirolo, leggerissimo. È fatto in modo che la navicella viaggia a grande velocità nello spazio, ma questa sostanza è così porosa che può benissimo catturare delle particelle che si fermano lì all'interno senza distruggersi, senza vaporizzare. In questo modo si raccolgono le particelle e poi vengono riportate a terra. Infatti la Stardust è già ritornata a terra e ha già consegnato le sue racchette di aerogel agli scienziati perché le vadano ad indagare. La prima cosa da fare però è vedere dove sono i buchini dove sono andate a infilarsi le polveri. Queste polveri sono microscopiche, allora non è che guardando l'aerogel si vedono subito, qualche buco grosso ci sarà pure, ma queste particelle si nascondono in buchettini piccoli piccoli, devono essere passati in rassegna al microscopio. Bene, per indagare tutto l'aerogel sono state fatte, non mi ricordo più, forse
1.600.000 fotografie al microscopio elettronico. Voi capite bene che non ci sono abbastanza astronomi che possono spendere il tempo ad andare a osservare immagine per immagine per ricercare le polveri. E allora l'idea che hanno avuto questi scienziati è stata: noi le immagini le mettiamo in internet e poi chiediamo alla gente comune che ha voglia di perdere un po' di tempo di andare a dare un'occhiata e riconoscerle loro. Il dispositivo è molto bello, le immagini sono di questo tipo, no? Poi qui avete questa scala sulla quale potete giocare con il mouse, la tirate su e mettete a fuoco la parte superficiale dell'aerogel, la abbassate ed è come se manovraste la manopola del microscopio elettronico e mettete a fuoco la parte più interna. Ecco, giocando in questo modo, vedete, sì, 1,6 milioni di immagini per coprire i 1000 centimetri quadrati dell'aerogel. 1000 sono 30x30 grosso modo, no? La racchettina è piccola, però per riuscire a trovarle sono state fatte tutte quelle immagini. La gente viene invitata a riconoscere queste tracce. Vi faccio vedere, rispetto a prima ci siamo abbassati un po' nella messa a fuoco e adesso ci siamo abbassati fino in fondo e abbiamo trovato la traccia. La traccia è facilmente riconoscibile, c'è la possibilità di fare una specie di esamino, ve ne fanno vedere 10 o 12 di tracce in modo da abituare il vostro occhio e poi è facile riconoscerle. Bene, sono disponibili in rete, voi le potete trovare, potete dare una mano agli scienziati e dire: guardate che una traccia di particella c'è nella pallastra rotale dei tali, la segnalate, dopodiché loro vanno a fare le analisi, la vanno a estrarre e vanno a capire di che natura è. Naturalmente qui si gioca sul fatto che gli utenti di internet possono essere decine di milioni, per cui non ci si accontenta del giudizio dato da una singola persona. Quando arrivano, che so, 20 o 30 segnalazioni, lì c'è una traccia, allora si fa sul serio, la si recupera. Ecco, questo è un modo concreto di fare scienza vera, di sostituirsi agli astronomi professionisti. Vabbè, niente, qui volevo soltanto dirvi che per mettervi alla prova e per vedere che non stiate dormendo, ogni tanto loro immettono delle immagini in cui già sanno che c'è la traccia. Vogliono vedere se la riconoscete. Se la riconoscete vi dicono bravo, altrimenti vi dicono: ehi, sveglia, qui ci avevo messo il trucchetto. Vabbè, niente. Questo è un altro, questo è ancora più bello. Sistemi. O Sistemi. Pensate queste parti. Questa è per la ricerca di pianeti extrasolari, sempre per le cose che abbiamo detto ieri. Quella che qui vedete è una curva di velocità presa nel giro di qualche anno, cioè questa stella che stiamo indagando, che in questo caso è la 70 Virginis, ha delle oscillazioni di velocità. Quelle oscillazioni sono periodiche, cioè segnalano che c'è presente un pianeta che sta strattonando la stella, secondo le cose che dicevamo ieri, oppure no. Anche qui mettersi ad analizzare queste curve di velocità implica tanto tempo e poi le stelle da tenere sotto controllo sono tante. E allora c'è un gruppo di ricercatori che ha detto: perché non impegniamo la forza al lavoro degli astrofili di tutto il mondo? È il solito gioco, si mettono queste curve di velocità in rete e dopodiché si invitano gli astrofili a lavorarci sopra. Ma qui la cosa bella è che voi potete utilizzare proprio gli strumenti d'analisi che utilizzano i ricercatori. Per esempio, i ricercatori la prima cosa dicono al computer: vai a vedere se c'è una periodicità, e voi semplicemente con il mouse schiacciando qui sopra dov'è che è il periodogramma gli dite: fammi questa analisi, dimmi se c'è una periodicità. Vi esce un istogramma di questo tipo che vi dice: sì, guarda, c'è una periodicità molto forte a circa 14 giorni. Allora voi qui sotto dove c'è scritto, e voi non riuscite a leggere da lì, dove c'è scritto periodo, dite al computer: metto il periodo di 114-115 giorni, quello che mi ha dato l'istogramma, prova a costruirmi una sinusoide con quel periodo per vedere se va d'accordo con i dati delle misure.
vedete che va abbastanza d'accordo. In questa immagine c'è un ingrandimento. Dopodiché potete aggiustare gli altri parametri, la massa del pianeta, l'anomalia media, ma non c'è bisogno di sapere cos'è l'anomalia media. Si mettono dei numeri un po' per tentativi e poi, se non volete andare per tentativi, schiacciate un bottoncino qui e dite al computer: prova a suggerirmi tu quale potrebbe essere il numero più giusto. E in questo modo vi avvicinate sempre di più a costruire una curva che comprende al suo interno, che fa il best fit delle misure. E riuscite a capire quando la curva è buona leggendo questo valore. Quando questo valore è molto vicino a 1 vuol dire che ci avete azzeccato. Ecco, in questo caso è 0,9997. Perché? Perché sono stati fatti dei tentativi usando dei parametri particolari. Ora voi direte: ma che bravo che sei stato. Naturalmente no, io sapevo già a priori che la 70 Virgini aveva un pianeta con quel periodo, ho voluto provare a metterci quei valori e vedete la curva come va d'accordo. Ebbene, guardate che c'è molto lavoro, insomma c'è bisogno di forza lavoro, non ci sono abbastanza astronomi perché possano spendere così tanto tempo in queste ricerche. Allora la domanda che viene fatto è: astrofili di tutto il mondo, dateci un po' del vostro tempo. Quindi, ripeto, non c'è bisogno nemmeno di essere astrofili con tanto di strumenti, CCD e marchingegni vari. Basta applicarsi un po' su internet e si può fare ricerca vera. Ecco l'ultima cosa, poi concludo. Questa è freschissima, questa è un'iniziativa che è data soltanto da un mese o due. Qui si tratta di prendere delle immagini che sono state scattate quasi l'intera volta celeste e di riconoscere la forma delle galassie, cioè dire se sono galassie spirali, se sono galassie ellittiche e se sono spirali se stanno ruotando in senso orario o in senso antiorario. Siccome si tratta di tenere sotto controllo e di analizzare anche qui milioni e milioni di galassie, ancora una volta non ci sono le forze perché lo possono fare i professionisti e viene chiesto gli aiuti degli astrofili. Anche qui viene fatto un breve esame iniziale, vi danno una quindicina di galassie e vi dicono come le giudicate queste, poi vi danno un voto, per esempio: bravo, ne hai riconosciute 13 su 15, allora puoi fare questo lavoro. Naturalmente il lavoro che voi fate viene fatto all'insaputa vostra da tanti altri astrofili e alla fine si raccolgono le informazioni che tutti mandano e questo per risparmiare un sacco di tempo. Questo per esempio è importante proprio per studiare come si distribuiscono le galassie in cielo, quanti ce ne sono di ellittiche, quanti di spirali, e poi per esplorare una strana teoria che è uscita recentemente, per cui qualcuno dice che c'è un numero maggiore di galassie che girano, supponiamo, in senso orario rispetto che nel senso antiorario. Guardate che questa sarebbe una cosa che metterebbe in crisi parecchi aspetti della cosmologia. Beh, abbiamo lì 1 milione, 2 milioni o 10 milioni di galassie, si può verificare e possiamo dare un contributo noi, quindi tirando le somme. Proviamo a cominciare a parlare di questi problemi, del divario che c'è tra le potenzialità strumentali e il lavoro che obiettivamente si fa come astronomi e come astrofili e i risultati che si portano fuori. Con un invito anche a chi non è astrofilo magari di avvicinarsi, di dare un contributo addirittura alla scienza astronomica soltanto sfruttando in internet. Ecco, è una possibilità che naturalmente 20 anni fa ci sognavamo. Allora, ringraziamo di nuovo Corrado Lamberti per averci illustrato quello che potremmo fare come astrofili in NUN. Io invece vorrei riallacciarmi brevemente al discorso iniziale di Corrado Lamberti sul premio, sulle motivazioni del premio. Visto che ci sono tanti astrofili, molti li conosco, altri no, quindi chi è astrofilo non ci conosciamo, sarà l'occasione per farlo oggi. Le motivazioni di questo premio è cercare di capire qualcosa, soprattutto per noi che lo abbiamo organizzato, in maniera tale che il prossimo anno sia migliore di come non è stato quest'anno. Quest'anno è
Voi potete immaginare, noi veniamo qui, veniamo dentro un tendone, ci sediamo, ci sono i premi, ci sarà la premiazione, i relatori, però per fare questo, Corrado lo sa, sono 4-5 mesi che ci inviamo email insieme pure a Luciano Anselmo, a Gianni, che lui è già venuto su dalla Sicilia in passato per lavorare sulle fotografie. Quindi il lavoro che oggi, in questi giorni, si vede condensato in queste ore, in realtà ha richiesto un lavoro, un tempo, in quanto a risorse soprattutto umane, oltre che finanziarie, elevato. Quindi ci saranno stati tantissimi errori, tantissimi fuori tempo, non lo so, poi i partecipanti giudicheranno. Quindi ci facciamo un'autocritica in questo senso. Per quest'altro anno noi vorremmo migliorare questo aspetto e renderlo, raffinare il premio e renderlo sempre migliore, più preciso. Però un premio non può prescindere da un fatto, dai partecipanti. Un premio senza partecipanti non esiste. Quest'anno i partecipanti ci sono stati. Possiamo discutere se all'inizio abbiamo pensato, non so, forse ce ne saranno di più, forse di meno, questo ne possiamo discutere, però io quello che vorrei dire è il significato che ha un premio di fotografia astronomica, almeno questo premio di fotografia astronomica. Quando abbiamo contattato la rivista Le Stelle, in particolare Corrado Lamberti, Gianni Benintendi e gli altri relatori come Luciano Anselmo, abbiamo dato un fine a questo premio. Qual è il fine di questo premio? Il fine è, come ha detto giustamente immediatamente Corrado Lamberti, non è decidere lui è più bravo di lui che è il primo e lui è il secondo, lui è migliore. No, ma questo non ha un significato. Non ha nessun significato ed è questo il messaggio che noi vorremmo far passare. Infatti, quando è stato detto per il prossimo anno forse cambierà la forma, ci dobbiamo pensare, ma probabilmente per il prossimo anno ci saranno dei vincitori, ma non un primo, un secondo, un terzo, ma di questo ne discuteremo. Quello che io invece vorrei sapere, noi vorremmo sapere dagli astrofili, e apriamo questa discussione di qualche minuto prima di passare alla premiazione, che sarà un po' lunga perché abbiamo tante, ci saranno anche delle sorprese, tra poco scoprirete, insomma, gradite spero, che ci hanno impegnato notti intere, poi scoprirete perché, ci hanno veramente impegnato notti intere queste sorprese, che dovrebbero farvi piacere, i vincitori dovrebbero fare piacere, spero. Quello che è il messaggio principale, quindi, è un messaggio di unione tra gli astrofili. Cioè, questo evento dovrebbe diventare, e noi già l'avevamo pensato così, prossimo anno miglioreremo, ripeto, dovrebbe diventare un momento in cui la gente comune viene a partecipare perché ama l'astronomia, ormai qui ad Aielli ci sono abituati, ci siamo abituati con l'osservatorio, quindi alle manifestazioni si partecipa normalmente. Per gli astrofili dovrebbe diventare un momento invece di aggregazione in cui si viene a discutere di argomenti che riguardano l'astronomia. L'astrofilia è evoluta e lo abbiamo visto adesso con le parole di Corrado Lamberti, abbiamo visto quanto potrebbe essere evoluta, e l'astronomia, diciamo, più estetica, che è il cardine di questo premio, diciamo, la fotografia astronomica per esempio. Qui dovrebbe essere un momento in cui ci incontriamo, astrofili più bravi o meno bravi, più esperti, meno esperti, per parlare per esempio di cose che riguardano la fotografia astronomica. Questo è un motivo, secondo me è al centro del premio che si farà, che si è fatto quest'anno da ieri, ma che si farà anche nei prossimi anni. Riceveremo delle critiche, non ci sono dubbi, come abbiamo già detto, critiche sul perché ha vinto uno, non ha vinto un altro, un fattore estetico c'è, alla fine, dopo aver giudicato l'aspetto tecnico di alcuni lavori che non potevano essere premiati perché tecnicamente mancava qualcosa, poi una volta scremate tutte queste fotografie, ne sono rimaste una decina, lì gli aspetti tecnici c'erano, gli aspetti di elaborazione c'erano, i soggetti c'erano, quindi decidere è stato difficilissimo e noi ci assumiamo ovviamente la responsabilità di questa decisione. E qui entra in gioco anche Gianni Benintendi, che noi ringraziamo tantissimo. Cioè, questo premio non lo fa soltanto l'Unione Astrofili, noi ci siamo affiancati a dei professionisti,
Quindi ci siamo affiancati, quindi la colpa tra tutti. No, ci siamo affiancati a dei professionisti, nel senso abbiamo cercato l'aiuto delle stelle di Corrado Lamberti, di discussa professionalità. Per quanto riguarda gli aspetti della fotografia astronomica, ci siamo anche, oltre a noi come associazione, ci siamo anche appoggiati, ovviamente non ha nessuna responsabilità Gianni, ci siamo appoggiati anche a chi di doti, diciamo, nel campo della fotografia astronomica ne ha, quindi ci siamo aiutati anche con la sua presenza e con i suoi consigli. Io quello che vorrei sapere, adesso non so, loro le dicono che sono tutti astrofi, ce ne sono altri, non so se ce ne sono altri in sala, e quale messaggio è passato da questo premio? Cioè che cosa gli astrofi hanno recepito? Perché ci sono stati 20 partecipanti, 20, 25 e non 100? Cioè piacerebbe sapere questi aspetti anche da parte vostra, che avete partecipato al premio di quest'anno, avere un'idea critica e avere una discussione su questo aspetto per capire un po' dove dobbiamo andare, che cosa va migliorato e per sapere anche perché fondamentalmente avete partecipato a questa manifestazione, a questa premiazione. Dunque noi un pochino ci siamo già confrontati su questo tema, quindi magari dico delle cose che con Paolo ci siamo già detti, ma sostanzialmente cioè, di sicuro il numero se è piccolo o grande, adesso forse le aspettative magari erano un po' più ampie, ma comunque essendo la prima edizione normalmente è abbastanza canonico il fatto che probabilmente il numero dei partecipanti, la diffusione, l'eco mediatico probabilmente non è stato sufficientemente ampio, troppo. Essendo la prima edizione, no? Anche lo stesso passaparola, diciamo, che c'è tra gli astrofili su vari forum, ma poi non necessariamente sono i forum principali sui quali mi sembra già la cosa sia stata sufficientemente sponsorizzata. Penso che ci sia un difetto di gioventù tipico delle prime edizioni. Sì, dicevo, ci sia appunto un difetto probabilmente tipico della prima edizione, che quindi penso che nelle prossime evidentemente sarà superato. Il motivo delle partecipazioni, penso di condividere qualcosa di abbastanza comune, è quello di esporre il proprio lavoro prima di tutto e potersi confrontare con i lavori degli altri. Questa è la motivazione per me principale, ma insomma parlando anche con gli altri mi sembra aver capito che sostanzialmente i motivi siano abbastanza comuni. Suggerimenti per il prossimo anno, perché mi sembra che anche questo potrebbe essere uno dei fattori, diciamo, determinanti. Ecco, magari forse essendo un premio nazionale di fotografia astronomica, pur essendo state delle conferenze molto interessanti, io dedicherei un pochino di spazio anche a quello che è proprio il tema della fotografia astronomica, quindi qualcosa che ha a che fare con la fotografia astronomica. Parlo da image processing piuttosto che delle tecniche di ampliamento, piuttosto che delle tecniche strumentali, comunque qualcosa che in qualche maniera è più vicino a chi poi in fondo fa questo tipo di attività, no? Che comunque è un'attività specifica. Ne abbiamo già discusso con tutti gli organizzatori che per quest'altro anno, infatti forse il taglio anche delle conferenze sarà più dedicato alla fotografia astronomica, perché soprattutto per gli astrofili meno esperti, diciamo, può essere di grande aiuto trovare un punto sia spaziale più aiuti, sia temporale in quanto a premiazione per poter discutere di fotografia astronomica e anche per chi accompagna gli astrofili. Ho sentito ieri sera, scusate, una cosa simpatica, ho sentito ieri una proposta, la volevo dire perché mi è sembrata simpatica. Veramente vogliono fare un sito www.mogliidegliastrofili.it, perché
gli astrofili sanno quanto è complesso e quanto è particolare la nostra attività, l'hanno già fatto, quindi ho sentito tra l'altro come astrofili, perché starci dietro, insomma, ci vuole, vista la peculiarità e la caratteristica di questo premio, della nostra passione come astrofili. Detto questo, io credo che se non ci sono altri temi di discussione, visto che la premiazione sarà non lunga, però ci saranno tutta una serie di cose interessanti, di passare alla premiazione vera e propria, perché adesso Carlo illustrerà meglio la situazione, perché oltre a premiare i vincitori ci saranno anche una serie di altre persone da premiare, perché noi lasceremo spazio ovviamente ai vincitori, perché ognuno di loro dedicheremo a loro del tempo, perché potranno parlarci del lavoro che hanno fatto. Quindi ognuno, già i presenti hanno visto la mostra, molti di loro, alcuni di loro non l'hanno vista, ma vedranno le immagini, quali sono le immagini che hanno vinto, e quindi i vincitori avranno tempo, o alcuni minuti, per proiettare la loro immagine e parlarci, raccontarci, darci un po' della storia di questa, della loro fotografia. Adesso se... Sì, se quindi qualcuno ha portato già del materiale, e poi non lo proietteremo. E quindi adesso in realtà iniziamo la premiazione dai ringraziamenti, più non tanto di chi ha partecipato per ora, ma di tutto l'aspetto burocratico che in qualche modo c'è, che ha permesso, dagli sponsor agli aspetti politici, la realizzazione di questo premio, che comunque è altrettanto